A Roma, sempre stato a Roma, su un posto, ho studiato sempre qua in Italia, sempre qua in a Roma, ho preso la terza media e mi sono provvisto i documenti, c'ho il domicilio da 20 anni che sto sempre su un posto, mai visitato altri paesi, soltanto Roma e basta, chiuso in una prigione. They are people who have been in Europe for centuries and have a language and a culture of their own. Part of that culture involves sticking with a nomadic lifestyle, whether that be moving from one temporary camp to another if required to follow work or caravans. Noi non abbiamo un Stato, non abbiamo un Presidente dove offende noi dire oh, quelli sono Rom, non potete fare quelle cose perché noi siamo di tutto il mondo, siamo 120 milioni Rom di tutto il mondo. Io quando sono venuto avevo 7-8 anni quando sono venuto in Italia, ero piccolino, ero. Mio padre mi ha portato in Italia, prima non c'erano tanti immigrati come sono adesso immigrati, prima era l'Italia buona, andavamo pure a chiedere l'elemosina noi prima, però ti parlo di 30 anni fa, andavamo a chiedere l'elemosina e poi adesso non andiamo più a chiedere l'elemosina, prima ci spostavamo o eravamo girovachi, proprio girovachi, andavamo a un posto lì. Stavamo 5-6 giorni, un posto 10 giorni, 20 giorni, un mese qualche posto. Adesso siamo qui fissi a Roma da 20 anni. At the moment they are not migrants. They were migrants. They had a country where they left. They arrived here and while they were here, the country they came from disappeared. Parlano troppo la gente qui parla sui zingari, troppo. Allora noi abbiamo un po' di paura che non ci manda il nostro paese. Il nostro paese ormai, che ti devo dire, da 40 anni in Italia che stiamo, se lui mi manda da di là, non conosco nessuno più. Qualche uno, abbiamo un po' di cose avute prima, ma non gravi però, con precedenti, ma non gravi. O omicidi non ci abbiamo avuto, rapini non ci abbiamo avuto, sequestri per bambini non ci abbiamo avuto. Secondo me sono italiano, quello che penso io. Ma sì, non ho un lavoro, non me lo permette, la legge italiana è così. Soltanto con i zingari lo fanno questo, ma con gli altri stranieri no. Consider that at the moment in Italian society gypsy means something like thief. E quei ragazzi nostri c'è paura perché la polizia li fermano senza documenti. Sono ragazzi, quelli dove sono nati di qua, sono andati al comune per cercare di trovare una strada per trovare un documento, una carta d'identità, una cittadinanza, dire no. Domanda di ambasciata di Slava,
E quei ragazzi non sapevano dove si trova perché non sono nati di là, non parlano lingua, sono nati di qua. I think that so many of the gypsies who are now being threatened with eviction from their sites are Italian citizens. They have been given passports. So I think that it really doesn't seem to count much at the moment. And it certainly doesn't seem to have much play with public opinion. It seems that in Italy at the moment there are plenty of people who are ready to say, I don't care if you've got an Italian passport, you're still a thorn in my side. La prima cosa a noi che ci serve per integrarci sono i documenti. Senza i documenti noi non possiamo integrarci. Come fa una persona a integrarsi? Tu per dire sei venuto in Italia senza documenti, senza niente, senza un soldo, cerchi lavoro, non ti danno lavoro. Per dire adesso mettiamo, supponiamo, vai a chiedere la limosina, non lo puoi fare perché fai catonaggio. Vai sui cassonetti, no, non lo puoi fare. Vai a rubare, reato, ti arrestano. Cerchi lavoro, non ci sta. Documenti, non ci sta. Allora tu cosa devi fare? Ma la legge italiana non lo può, non riconosce la cittadinanza, niente. Non ci riconosce. Noi paghiamo come cittadini. Noi paghiamo un mese, luce e acqua, paghiamo 3.000 euro. Siamo 25 famiglie. If you have a system that allows people to get left behind, to slip through the cracks, you are going to see people who are not integrated and therefore are more likely to turn to petty crime. And what that means is that you get the backlash, which we're seeing right now in Italy, which is where Italians look at these people and they say, these people are not well dressed, they're not clean, they're standing on the side of the road begging, or they're stealing my hubcaps. Therefore, all gypsies are criminals. Perché accusano tutti i zingari, il popolo rom non è tutto uguale. Quello che va a rubare sono colpevoli tutti, no? Come se un italiano va a rompere una macchina oppure un appartamento. Lui è il colpevole, non tutti gli italiani. Io sono stata aggredita da un italiano e porto ancora, vedi, segni qua, qua ce l'ho, qua vedi. Qua ce l'ho tutti i segni, ce l'ho ancora, io ho segni sulle mani, su tutto ce l'ho i segni. E c'erano un bar c'era, tanta gente italiana guardava, non ha detto, oh fermati, che fai? Niente, ma se era un rom che attaccava un'italiana, venivano qui e ci davano fuoco. Sento l'altra gente, altro mondo, altri paesi che non fanno mica così come l'Italia. Adesso quando è venuto hanno cambiato la legge qui, è tutto una cosa incredibile, come la guerra che c'è. The new line being set down by the Italian government would in part seem to be seeking to remedy some of the problems, i.e. it's seeking to streamline the justice system so that pickpockets, for example, actually do get suitable punishment. Often, I think in Italy, the courts are so backlogged or the legislation is just not up to the job. Ci sposiamo, non che ci sposiamo a 20 anni, 23, 24 anni, a 15 anni, 14 anni si sposano. Quando sei sposato ti fai figli, ti fai una vita, ecco cosa. E noi purtroppo andiamo pure sui cassonetti dove buttano la moneta, sai? Cerchiamo roba vecchia che buttano la gente, abbiamo pure qui un mercatino, qui giù abbiamo vicino alle nostre case il mercatino di domenica, facciamo e vendiamo roba vecchia, con quello viviamo noi. Io quando vado sui cassonetti la gente mi prende anche per schifosa, per stronza, per sporca zingara, e uno, io devo starmene zitta, se io per dire rispondo alla fine ci ho torto io. Per dire, ecco, tu, io sono italiano, tu sei straniera, tu non c'hai diritto di parlare. Ce lo siamo creati noi lavoro per mantenerci. Per me è un lavoro. Per gli italiani forse non è un lavoro che io che vado a riciclare la roba. Questi mani, vedi, non sono mani per dire puliti, delicati. Sono mani che hanno lavorato.
che hanno sudato, io lo so cosa significa lavoro. Se pigliavo anche il diploma al Don Orione, non mi davano un lavoro, la causa sempre i documenti. Insomma, non ho un futuro io, non posso avere un lavoro. Ma però se non danno la possibilità a questi bambini per diventare qualcuno, loro diventeranno dei delinquenti. The treatment that gypsy children get in schools, kids have been their friends up until now, suddenly coming to school and saying, well, you're a thief and a beggar, so my parents tell me. You are obviously the throwing of Molotov cocktails at the gypsy camp in Naples, I think, was an example of this. Whatever the causes at local level were, it certainly reflected the new air that is being breathed here in Italy at the moment. Del futuro, sì, paura c'è, perché non si sa, un domani vengono, pigliano, portano via, non lo so dove. Io sono nato qua a Roma, in Italia. E non si sa se vengono qua, per esempio, oggi o domani o dopodomani, con questa legge che c'è, soltanto Dio lo sa che faranno. Come fra italiani, come fra tutti gli esseri umani, ci sta il ricco e il povero. Quello che mangia e quello che non mangia, quello che lavora e quello che non lavora. E praticamente loro, delle persone, prima di giudicare le persone, questi politici, venissero a vivere nel campo, a vedere le situazioni e i problemi dei Rom, non solamente che giudicano e mettono solamente, ecco, un ladro, mettono, timbrano come facevano i cavalli che timbravano o le mandrie, che mettono il timbro, questo è un ladro, questo è un assassino, questo non è una cosa giusta. Italy for a long time has been a monoculture, it hasn't sought to blend the culture of migrant groups into its mainstream culture. That something's got to give now, because Italy is now seeing large numbers of Romanians, of Sri Lankans, of Chinese coming into Italy. And I think that Italian culture, or culture in general, cannot ever be considered to be a sort of finite space. And culture is a sort of unlimited space. You can throw in whatever you want. And I think that once that is accepted here, you're going to see cultural integration here. And I think that the gypsies in Italy need not, should not be excluded from that process. Non li fate i figli, ma per noi i nostri figli è la ricchezza, come per italiani, per vari popoli che hanno loro ville, loro case, loro industrie. Noi non ci abbiamo niente, noi ci abbiamo solo i nostri figli, e quello lì è il nostro orgoglio. Per noi è tutta la nostra ricchezza quello. Anche se la gente, qualcuno non lo capisce, la gente, qualcuno pensa che lo famo apposta per avere tanti figli, per poterli mandare a chiedere la limosina, per poterli mandare a rubare, che questa cosa qui non è vera. Sono nato qua io, ho un figlio che è seconda generazione che sta qua in Italia, zingara sempre. L'Italia non mi riconosce come cittadino italiano, e l'Italia rifiuta pure il mio bambino che ha 2 anni, che è nato sempre qua in Italia lui. Per esempio, se io nascevo in America oppure in Francia, Marocco, qualsiasi parte, diventavo cittadino americano, olandese, automaticamente, non come in Italia. Quelli sono ragazzi nati di qua, sono sposati, ce l'hanno i figli e bisogna gli dare una possibilità per avere un documento. Solo quello non serve. Io sono 21 anni. Senza lavoro, senza niente, ho studiato qua, senza niente. Eppure il mio figlio allora avrà questo futuro, ma spero di no. Spero che mio figlio avrà un futuro migliore del mio. Spero che diventerà almeno lui, per la legge italiana, italiano. Così non si può più, non si può.